Fratelli e sorelle nel Signore, oggi volevo portarvi un messaggio. Un messaggio che riguarda una cosa, qualcosa che avveniva ai tempi degli apostoli di Gesù e che poi avviene anche oggi, quindi faremo anche il confronto con oggi. Partiamo dal passo delle scritture in cui Paolo esorta Timoteo a riprendere, a sgridare, ad esortare con grande pazienza e sempre istruendo. Andiamo subito a leggere le scritture, andiamo a leggere il Seconda Timoteo. Seconda epistola di Paolo a Timoteo. Leggiamo queste parole dal capitolo 3, versetto 16, fino a 4, versetto 4. Leggiamo queste scritture. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Io te ne scongiuro nel cospetto di Dio e di Cristo Gesù, che ha da giudicare i vivi e i morti, e per la sua apparizione, per il suo regno. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza. E sempre istruendo, perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno dottori secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Qui vedete, l'Apostolo Paolo scrive questa epistola a Timoteo perché gli stava dando delle istruzioni in quanto Timoteo si doveva occupare della chiesa di Efeso e perché Paolo l'aveva lasciato lì ad Efeso affinché doveva compiere determinate opere. Tra le cose che Timoteo doveva compiere c'erano anche queste. Paolo esortava Timoteo. Con questa epistola lo ha esortato. Ed inizia così, l'esortazione inizia così, dice: ogni scrittura, vedete, è ispirata da Dio ed è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, vedete. Qui naturalmente quando l'Apostolo Paolo parla delle scritture si sta riferendo alle scritture del Vecchio Testamento. Però anche la parola, anche gli scritti sacri del Vecchio Testamento, gli scritti ispirati da Dio, come anche quelli del Nuovo, anche quelli del Vecchio erano utili a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, ad insegnare, vedete, insegnavano. Quindi gli scritti del Vecchio Testamento insegnavano, riprendevano, correggevano chi sbagliava. E la medesima cosa avviene anche nei passi del Nuovo Testamento. Infatti Paolo, continuando nella sua epistola, gli dice a Timoteo, quindi prendendo appunto spunto dai passi delle scritture del Vecchio Testamento, gli dice: io te ne scongiuro, quindi lo chiede espressamente, lo chiede proprio scongiurandolo, supplica Timoteo di compiere queste determinate cose, che sono le cose che Timoteo doveva compiere, queste, tra le altre cose, di riprendere, sgridare, esortare con grande pazienza e sempre istruendo. Vedete? Quindi, nella Chiesa c'è bisogno che coloro che sono preposti debbono utilizzare anche la loro autorità che il Dio gli ha dato, che lo Spirito Santo gli ha dato, che è quella di riprendere, sgridare ed esortare. Riprendere e sgridare, cioè quando c'è qualcuno che sbaglia, questo va ripreso, va sgridato. Eh sì,
Quindi vedete, quando uno riprende o sgrida qualcuno, più o meno forte, dipende da quello che è stato compiuto, da quello che ha detto, non sta sbagliando, sta facendo qualcosa che è utile alla Chiesa, che è utile a chi riceve la riprensione, a chi viene sgridato, chi viene corretto. È utile per lui, ma è utile anche per tutti gli altri che seguono la vicenda, che ascoltano. È utile per tutti quanti, cioè sono cose utili. Infatti le scritture, siccome nelle scritture, anche in quelle del vecchio patto, ci sono cose utili, tra le cose utili c'erano scritte che la parola di Dio, vedete, le scritture sacre che sono ispirate da Dio, sono utili ad insegnare, a riprendere e a correggere, vedete? Quindi la parola lo fa di riprendere e correggere. Paolo esorta anche Timoteo a riprendere e correggere. Quindi vedete, non solo la parola lo fa, ma anche l'apostolo Paolo ha esortato il servitore di Dio Timoteo a farlo pure lui. Questo a noi ci interessa perché? Perché siamo interessati? Perché anche noi ci dobbiamo domandare oggi, siccome purtroppo nelle chiese ci sono quelli che sono contrari a sgridare, ad esortare e a riprendere, a correggere, cioè praticamente dicono: fategli fare quello che vogliono, lo Spirito Santo li guiderà. Ma lo Spirito Santo che ha ispirato la parola di Dio, lo Spirito Santo che guidava gli apostoli, che guidava i servitori di Dio, ecco cosa ci ha lasciato, ecco che cosa ci ha insegnato, ci insegna, cosa ci trasmette, quello che poi dobbiamo fare anche noi, quello di riprendere e sgridare, perché sì, dobbiamo pregare per il peccatore, per colui che si svia dalla verità, per colui che è accecato dalle cose, da cose sbagliate. Sì, dobbiamo fare anche questo, però la parola ci dice che dobbiamo anche sgridare, esortare, riprendere. Eh sì, dobbiamo fare anche questo. Però la parola, vedete, Paolo lo dice come Timoteo lo deve fare, con grande pazienza. Perché? Perché bisogna avere pazienza con quelli che stanno crescendo, che sbagliano, che vanno corretti tante volte. Quindi uno non è che può dire, un servitore di Dio non può dire: ah, è la terza volta che hai sbagliato, adesso non te lo dico più, e poi dopo lo maltratta e magari lo caccia anche via. No, perché Paolo dice con grande pazienza. Quindi se la correzione è accettata, se la debolezza di quel fratello, di quella sorella, abbisognano di una continua correzione e riprensione in base alla grazia che Dio ha dato a queste persone, bisogna continuare a farlo. Bisogna continuare a sgridare, esortare, correggere, insegnare del continuo, senza stancarsi, con grande pazienza, cioè con una pazienza che non è una piccola pazienza, una misura minima di pazienza. Qui Paolo dice a Timoteo proprio che lo deve fare con grande pazienza. Quindi significa che Paolo sapeva che quanto riguarda la conduzione, no? La conduzione di un gruppo di fratelli, una comunità, ciò che riguarda la conduzione di un gruppo di santi, di una comunità, praticamente c'era tanto bisogno anche di pazienza. Perché? Perché magari i concetti, le riprensioni, le correzioni dovevano essere continue e quindi non dovevi stancare, il servitore di Dio non si doveva stancare, non si deve ancora oggi stancare di continuare a fare queste cose. Quindi le riprensioni, le sgridate, le correzioni e anche le esortazioni a santificarsi, le esortazioni a pregare, le esortazioni a studiare le scritture, le esortazioni a continuare nella via della verità, venivano fatte anticamente. E la scrittura ce lo fa sapere e lo dobbiamo fare ancora oggi. Anche oggi bisogna farlo, senza stancarsi, con grande pazienza. Perché? Perché i ministeri di Dio sono stati dati per il perfezionamento dei santi. Questo significa che i ministri devono provvedere a far crescere i santi. Vuole dire anche che i santi, i credenti,
non sono perfetti, quindi sono nella via della perfezione, nella via del perfezionamento. Essendo nella via del perfezionamento, ecco che i ministri di Dio hanno l'incarico di insegnare, esortare, sgridare affinché i santi siano perfezionati. Naturalmente ci sono anche gli anziani in quest'opera. Ci sono gli anziani che cosa fanno? Sono i collaboratori dei ministri, no? Dei ministri di Dio, perché gli anziani insieme ai diaconi collaborano con i ministri di Dio. Anche gli anziani sono preposti anche loro a sgridare e esortare, a insegnare la parola. Tutto quello che fanno lo devono fare sempre per trasmettere una istruzione ai santi, alla Chiesa, affinché crescano, affinché si perfezionino. Un'altra cosa che ha detto Paolo a Timoteo è, oltre che con grande pazienza di sgridare, esortare e riprendere, gli ha detto anche che lo deve fare sempre istruendo. Cioè, non si deve riprendere così tanto per un senso di superiorità, non si deve riprendere per motivi impuri o per interessi personali. Quando si procede a riprendere, nella riprensione, nello sgridare qualcuno, nell'esortarlo a fare determinate cose, ci deve essere anche l'istruzione. Questa istruzione da dove proviene? La fonte dell'istruzione è sempre nella parola di Dio. Quindi quello che si fa quando si sgrida, quando si esorta qualcuno, quando lo si riprende sempre con la parola di Dio. Cioè bisogna dirgli: stai sbagliando perché nelle scritture c'è scritto questo, tu devi fare così e così. Ma non perché c'è in un regolamento o in uno statuto o ci siamo dati delle regole nostre particolari e personali. No, bisogna farlo perché è scritto nella parola di Dio, perché è comandato dalla parola di Dio, capite? Ecco perché Paolo ha detto sì, che a Timoteo, quando gli ha dato l'istruzione di riprendere, sgridare ed esortare, lo doveva fare sì con grande pazienza, ma anche sempre istruendo. Cioè l'obiettivo che ci si deve porre in tutto quello che noi facciamo è nel trasmettere una conoscenza, un qualcosa che è utile alla Chiesa, qualcosa che è utile ai fratelli e ai santi, non per qualcosa, per un interesse, per difendere un impero economico o per difendere il nome di una denominazione. Non è per questo che bisogna sgridare, esortare, difendere. Oggi invece, anziché sentire delle esortazioni a santità, invece di sentire delle riprensioni, invece di sgridare coloro che vivono nel peccato o che si sono sviati dalla sana dottrina, non vengono sgridati questi, ma anzi vengono sgridati i santi che vogliono studiare maggiormente le scritture, che vogliono crescere nella preghiera, che vogliono la maggiore santità. Sono questi oggi che vengono sgridati nelle comunità, e non sopportano loro stessi di essere esortati e sgridati, esortati a seguire la sana dottrina. Non lo sopportano, ma perché? Perché il motivo? È accaduto quello che sempre Paolo ha detto in quei passaggi che abbiamo letto. Timoteo doveva con grande pazienza esortare, sgridare, riprendere e anche istruire. Perché dice al versetto 4:3 di Seconda Timoteo? Dice: perché verrà il tempo, e badate bene, il tempo è già giunto. Cioè, voi pensate, già l'apostolo Paolo lo diceva, e stiamo parlando di circa 2000 anni fa, no? Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina. Vedete? Non la sopportano. Infatti, quando li esortiamo, quando vengono esortati i fratelli a seguire la sana dottrina, ad attenersi strettamente ed esclusivamente a quello che è scritto, e non ai regolamenti o ai piaceri di una denominazione, ma ad attenersi strettamente a quello che è scritto, a quello che è comandato nella parola, a santificarsi, quando gli dici, gli fai notare queste cose, si capisce che ti si ribellano, ti si rivoltano contro, perché è avvenuto proprio quello che diceva l'apostolo Paolo.
non sopportano la sana dottrina, non la sopportano. Ma basta pensare che purtroppo nella Chiesa si sono infiltrati i massoni che servono il diavolo, quindi ecco qui, magari sono anche nei pulpiti, attenzione, non sono solo seduti lì ad ascoltare i massoni che si sono infiltrati, ma sono proprio seduti nella dirigenza, nella conduzione delle varie comunità. Quindi vi potete immaginare come sopportano la sana dottrina i massoni che sono nei pulpiti, e quando vengono ripresi perché dicono delle eresie, insegnano eresia, dicono cose stolte, senza significato, cose insensate, con cui bombardano e avvelenano la Chiesa, quando noi li ammoniamo, quando vengono ammoniti, ecco che si ribellano, si agitano. Perché? Perché non la sopportano la riprensione, non sopportano la riprensione, non sopportano la sana dottrina, non sopportano la luce, ecco che cosa non sopportano. Non sopportano la luce della verità e della parola di Dio, né loro né quelli che gli hanno dato retta. Sono nelle tenebre, questa situazione è cominciata già quando gli apostoli e anche lo stesso Gesù hanno scritto. Dopo andremo a vedere degli esempi pratici in cui gli apostoli e lo stesso Gesù hanno ripreso da fuori, badate bene, da fuori, perché questo è il senso che volevo dare a questo insegnamento e questa esortazione di oggi, è questo, che ci sono delle comunità costituite che hanno la loro autonomia, ma se non si conducono correttamente, se non si conducono correttamente, non insegnano la sana dottrina, da fuori si può intervenire, riprenderli severamente ed esortarli invece a seguire la verità e la sana dottrina, perché questo insegna la parola ed è questo che noi oggi stiamo cercando di fare, lo stiamo facendo, ed è scritto nella parola dell'Iddio vivente e vero, e lo dimostreremo. Andiamo a leggere quindi quello che è scritto in Atti degli Apostoli. Vediamo quello che dice l'Apostolo Paolo. No, qui abbiamo visto che l'Apostolo Paolo aveva detto che non sopporteranno la sana dottrina e per un prurito di udire si accumuleranno dei dottori secondo le loro voglie, i quali, lasciando la verità, si volgeranno alle favole, no? Infatti oggi cosa stiamo seguendo? Cosa stiamo vedendo nelle comunità? Cosa insegnano? Vediamo che girano insegnamenti morali, certamente dei bei insegnamenti buoni, che provengono magari da aforismi, da frasi dette da massoni: vogliamoci bene, amiamoci, non facciamoci la guerra. Sono tutte queste solo le favole, sono favole che si sono inventati i massoni per distruggere la Chiesa, non per edificarla. Perché la verità, Gesù è la verità, è venuto qui sulla terra per dividere la luce dalle tenebre. Non è venuto per far fare pace a tutti, ebrei, musulmani e cristiani. Non è venuto per quello, ma è venuto per mettere una linea di separazione netta, precisa, tra la verità e la menzogna. E noi dobbiamo scegliere dove stare. Non c'è una via di mezzo, non c'è il stare nella linea. O siamo dentro la verità o siamo fuori, o siamo nella sana dottrina o siamo fuori. Non ci sono vie di mezzo. Ecco perché esortiamo ad attenersi strettamente alla parola, per stare dalla parte della luce e della verità. Questa esortazione che Paolo ha reso a Timoteo, l'ha resa anche agli anziani di Efeso, guardate bene, e l'ha resa in questa maniera. Quindi adesso andiamo a leggere al capitolo 20 di Atti degli Apostoli e leggiamo come Paolo, l'Apostolo Paolo, esorta gli anziani di Efeso. Al versetto 28, 20-28 di Atti degli Apostoli. Leggiamo. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi, per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue.
Io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e di fra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trarre i discepoli dietro a sé. Perciò vegliate. Fino a qui, vedete, quello che Paolo ha detto agli anziani di Efeso. L'ha detto a persone mature. Non ha detto queste cose a persone perché stava parlando agli anziani che conducevano la comunità di Efeso. Quindi capivano bene il discorso, l'esortazione che Paolo faceva loro. E gli dice infatti, badate a voi stessi. Prima dovete badare a voi stessi, perché se uno non ha una vita spirituale sua personale, non può pretendere poi di guidare altri fratelli nella via della verità. Cioè, se uno non è nella via della verità, quindi con impegno e determinazione sta seguendo la via della verità, se non la sta seguendo lui, come potrà insegnare agli altri a seguire quella via? Capite? E poi gli anziani sono l'esempio del gregge. Cioè, dove va il pastore? Dove vanno gli anziani? E vanno anche il gregge. E quindi ecco perché Paolo ha detto, prima di tutto, prima di badare agli altri, badate a voi stessi, perché ci sono dei doveri che ogni singolo credente deve assolvere, così come anche gli anziani hanno maggiori doveri, più che diritti, hanno maggiori doveri verso la Chiesa, verso Dio, perché gli sono stati dati degli incarichi, sono l'esempio del gregge e quindi devono dare l'esempio, si devono santificare, devono studiare più degli altri, devono pregare più degli altri, devono farsi trovare sempre pronti quando gli fanno delle domande, quando devono convincere chi contraddice, quando devono portare degli insegnamenti anche non programmati, una visita a sorpresa, devono essere sempre pronti, se non è pronto a parlare un giovane appena convertito nel Signore è una cosa, ma se non è pronto a parlare un anziano oppure un dottore o un pastore, quando gli viene una visita all'improvviso, gli fanno una domanda, cos'è la Trinità, e non sanno rispondere, Bibbia alla mano, ebbene, quelli non sono servitori di Dio, badate bene, io parlo di concetti fondamentali, poi i dettagli, i singoli dettagli, se si va a parlare di Apocalisse, cose da rivelazioni particolari, lì non c'entra, lì è Dio che deve dare la rivelazione. Ma per quanto riguarda tutto quello che si può studiare, almeno di fondamentale, lo devono sapere, se no cosa si mettono a condurre? Cosa si mettono a condurre una comunità se non hanno loro le basi? Se non sono un esempio, un vero esempio da seguire? Quindi, ecco quindi che Paolo dice agli anziani di Efeso, badate a voi stessi, cioè state attenti prima di tutto a voi stessi. Poi gli dice e a tutto il gregge, cioè vuole dire badate anche a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi. Quindi è lo Spirito Santo che deve operare, cioè i fratelli, la Chiesa deve vedere che quegli anziani sono, e anche i ministri, non è che i ministri sono esclusi, la Chiesa deve vedere che lo Spirito Santo li ha costituiti in quel ministero, li ha costituiti in quell'ufficio di vescovo, perché è lo Spirito Santo che ha operato. Se è lo Spirito Santo che ha operato, li confermerà anche in quell'incarico. La Chiesa lo vedrà, perché se non lo vede, se non c'è quella sapienza, se non c'è quella intelligenza, se non c'è le cose necessarie a svolgere, ad esempio, facciamo un esempio nell'ufficio di anziano, se non ci sono le cose basilari per svolgere l'ufficio di anziano, non può assumere tale ufficio, e che combinerà solo dei disastri. E la Chiesa questo lo deve vedere, deve discernere, deve valutare, deve giudicare le cose come stanno. Cioè la Chiesa è chiamata a riconoscere chi sono veramente i servitori di Dio, non è che li deve accettare solo perché glieli impongono da fuori o vengono da loro stessi con delle credenziali, io ho il tesserino di pastore.
c'è il tesserino di pastore, quindi conoscerai tutta la Bibbia, quindi conoscerai le dottrine fondamentali. Allora parlaci un po', facci sentire cosa hai da dire. Capite? Li mettiamo alla prova. Li dobbiamo mettere alla prova. Perché i lupi devono sapere che la Chiesa non è addormentata, cioè devono almeno faticare un po' per cercare di entrare nella Chiesa, perché fino adesso purtroppo non c'è stato un grande le mura della città, le mura di Gerusalemme, della Chiesa erano abbattute, sono entrate tutte le fiere della campagna, tutte le bestie che gironzolavano si sono inoltrate dentro la Chiesa e ne hanno fatto quello che hanno voluto, ne hanno fatto veramente quello che hanno voluto. A cominciare dai massoni, da questi servitori del Gadu. E il Gadu è Satana, è il nemico. Non è buona la massoneria, come taluni dicono. Ma d'altronde ci vogliono quelli che dicono che la massoneria è buona. Altrimenti, come avremo noi conferma che la massoneria, se tutti la condannavano, come facevamo a dire che la massoneria è dentro la Chiesa? E quindi ci vogliono a conferma del fatto che i massoni si sono infiltrati nella Chiesa, la conferma sta appunto qui, che dicono, cercano di difenderla e cercano di dire che non è dal diavolo. E d'altronde, se Satana si traveste da angelo di luce, non ci deve meravigliare se anche i massoni dicono che non servono il diavolo, ma servono Dio, no? Capite? Cioè, se è tutto un travestimento, è tutta una falsità. È chiaro che non vengono nella chiesa a dire sì, il Gado è Satana e lo stiamo servendo. No, non vengono a dire così. Semmai ti dicono: no, guarda che serviamo lo stesso Dio. E infatti basta sentirli parlare. I musulmani servono lo stesso Dio, i buddisti è lo stesso Dio, tutti quanti servono lo stesso Dio qua, per i massoni. Ma per noi no, noi serviamo l'Iddio vivente e vero, Yahweh. Colui che ha fatto i cieli e la terra e ha mandato il suo figliolo Gesù Cristo a morire per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Il Cristo di Dio, che il Dio si è scelto per mandare come mediatore tra lui e gli uomini. Quando abbiamo creduto, noi non abbiamo creduto che Gesù è esistito. Quando siamo stati rigenerati, noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo che Dio ha stabilito per la nostra salvezza, capite? Che è morto per i nostri peccati e il terzo giorno è risuscitato. Cioè, non basta dire, e i massoni lo dicono, no, io credo che Gesù vuole dire sia esistito come uomo. Pure io posso, credo che Maometto sia esistito, ma il fatto che Maometto sia esistito non voglio dire che sia un profeta di Dio, capite? Quindi anche gli altri dicono: no, Gesù è esistito, lo accettano anche i musulmani, ma quello che i musulmani non accettano, quello che i massoni non accettano, tutti quelli che non sono convertiti, cos'è che non hanno creduto? Cos'è che non hanno accettato? Non hanno creduto che Gesù Cristo è il figliolo di Dio, l'unigenito figliolo di Dio, che Dio ha mandato, Dio Padre ha mandato sulla terra a morire sulla croce per i nostri peccati. E il terzo giorno è risuscitato. Quindi credono che Gesù sia esistito, ma non credono che Gesù sia il Cristo. E questo è fondamentale, fratelli. Non basta sentire uno dice: no, ma io ci credo in Gesù. Ma cosa credi in Gesù? Chi è Gesù per te? Cosa ha fatto per te? Poi lo devono spiegare, lo devono dire. E infatti i massoni non lo dicono. Non lo dicono questo che Gesù è il Cristo di Dio. Loro dicono che Gesù è buono. Lo dicono. Ma non ti dicono che Gesù è il Cristo, e allora non hai creduto, allora non sei figliolo di Dio, non sei stato rigenerato spiritualmente. Ecco quindi che si sono infiltrati questi massoni, si sono infiltrati questi servitori del Gadu, si sono infiltrati questi uomini malvagi in mezzo alla Chiesa, cercando di distruggerla dall'interno. Ecco quindi che noi da fuori cerchiamo di agire. Per cercare di salvaguardare i fratelli, per cercare di aiutarli, non per cercare di distruggerli come taluni dicono, no. E guardate Paolo, e noi facciamo l'opera che sta scritto nella parola. Con questo voglio dire che quello che Paolo ha esortato, quello che ha detto Paolo, Giovanni, poi vedremo Giovanni, poi vedremo anche Gesù, lo hanno fatto come cerchiamo di farlo noi oggi, secondo la grazia che Dio ci ha dato.
E secondo la grazia che è stata data a Giovanni ed è stata data anche all'Apostolo Paolo. Una diversa grazia, è chiaro, e ognuno fa quello che può, ognuno deve fare quello che può, secondo la grazia che gli è stata concessa. Quindi abbiamo visto che Paolo esortava e informava, infatti, gli anziani di Efeso di quello che come avrebbero dovuto fare. E anche cosa sarebbe successo? Infatti dovevano pascere la Chiesa di Dio. L'obbligo dei ministri, l'obbligo degli anziani qual è? Quello di pascere la Chiesa di Dio, cioè dargli da mangiare, ma non pietre o veleno. Dargli da mangiare la parola dell'Iddio vivente e vero. Gesù, oltre che essere la parola di Dio, è anche il pane della vita, no? Glielo vogliamo dare il pane della vita affinché vivano le persone. E i ministri sono chiamati a questo. I ministri sono chiamati a trasmettere quello che è scritto nella parola, non filosofie proprie personali. Infatti Paolo qui lo dice, vedete? Infatti dice, io so, quindi l'Apostolo Paolo non è che dice forse verranno fra voi, vedete? Guardate com'è sicuro l'Apostolo Paolo al versetto 20, 29 del capitolo 20 di Atti. Dice, io so che dopo la mia partenza entreranno fra voi dei lupi rapaci. Quindi entreranno. Infatti, oggi cos'è successo? Se già allora c'era il pericolo dopo la dipartenza dell'Apostolo Paolo, se già allora c'era pericolo, voi immaginatevi voi adesso che la distanza da quando parlò Paolo è molto superiore. Quindi non deve meravigliarci se è avvenuto quello che l'Apostolo Paolo sapeva, cioè che dei lupi sarebbero entrati nella chiesa dell'Iddio vivente e vero. Sono entrati questi lupi. E infatti stanno facendo dei morti, spiritualmente parlando, molti morti. Infatti, quando parli con dei fratelli, che sì, riconosciamo che il Signore li ha salvati, ma quando rispondono, quando parlano contro la parola, vanno contro la parola e a favore della propria denominazione. Perché i massoni sono stati furbi, cioè non hanno trasmesso il fatto che devono difendere il Gadu o la massoneria. No, loro difendono il locale di culto, lo statuto, la loro denominazione, ma non li senti mai magari difendere Gesù Cristo, non li senti mai difendere la verità. Quello non gli interessa. Quando attacchi la denominazione locale di culto, allora ecco che scattano e partono in difesa. Cioè, ma perché? Perché sono stati avvelenati da questa falsità della massoneria che si è infiltrata, da questi lupi rapaci che si sono infiltrati nella Chiesa e che per anni, qui parliamo che intorno agli anni 50, 47-50, da quando sono cominciate a nascere le denominazioni, tra cui la prima e le ADI. Quando sono nate queste denominazioni, l'influenza massonica è iniziata e ha preso mano sempre più sfacciatamente ha preso in mano la situazione, fino ad arrivare ai giorni d'oggi che la situazione è questa. Le comunità pentecostali, non pentecostali e altre, le denominazioni sono nelle mani della massoneria. Le scuole bibliche in mano di chi sono? Sempre della massoneria, infatti là è stato scoperto anche un massone in una scuola biblica che insegnava. Quindi capite? Allora comprendiamo che le scuole bibliche praticamente sono state, perché la logica vuole questo, che quando tu trovi un massone sappi che non ce n'è solo uno, ma sicuramente si sono creati il loro punto. Il loro punto di raccolta, insomma, perché si concentrano lì per un determinato compito e cercano di assolverlo come il Gadu gli dice di farlo. E il Gadu, vi ricordo che è Satana. Quindi sono riusciti a entrare nella chiesa e stanno portando la loro devastazione. Hanno iniziato tanti anni fa e oggi si sono inoltrati sempre di più e sono sempre più sfacciati. Ma ringraziando Dio, oggi la Chiesa si sta muovendo contro, si sta
Comunque i veri fratelli stanno riconoscendo, ci è voluto molto tempo, ma comunque meglio tardi che mai, come nel mondo si dice. E si stanno adesso muovendo per combattere queste ideologie, almeno le ideologie massoniche che si sono infiltrate, sono state divulgate dentro le chiese e quindi bisogna rigettarle via. Noi dobbiamo tenere nella Chiesa solamente tutti quei principi e quei regolamenti gli ordini che sono scritti nella Bibbia. Non possiamo tenerci le filosofie umane provenienti dagli uomini. Noi dobbiamo tenerci solamente quello che proviene dalla parola di Dio. Quindi si sono infiltrati i lupi rapaci. Paolo lo sapeva e esortava, lo faceva sapere agli anziani. Ma non solo questo, dice anche, e infatti vedete l'opera di questi lupi rapaci, come dice il versetto 29, i quali non risparmieranno il gregge. Badate bene che i lupi non risparmiano il gregge. E Paolo lo dice, vedete. Cioè non è che un massone lo possiamo sopportare nella chiesa, tanto non succede niente, è innocuo. No! È un lupo rapace che serve il diavolo, non è innocuo il massone che è in mezzo alla chiesa. Quello porta distruzione, devastazione, come dice Paolo. Dice, non lo risparmiano il gregge, non lo risparmiano. E quindi, per quale motivo noi dobbiamo tollerare un massone in mezzo alla chiesa se il massone non risparmia il gregge come un lupo rapace non risparmia il gregge? Qui dobbiamo individuarli e cacciarli via dalle comunità. Questo bisogna fare, individuarli, impegnarsi, studiare per riconoscerli. Perché purtroppo non è che si presentano a te dicendo io sono un massone. Li devi riconoscere tu, devi studiare tu, devi studiare come pensano, come ragionano, come vanno a letto, come si svegliano, quello che leggono, quello che studiano. Tutte le testimonianze possibili uno va a leggere per capire. Ma perché Paolo in un punto scrisse: noi non ignoriamo le macchinazioni di Satana. Per non ignorare le macchinazioni di Satana, cioè tutti i piani che Satana fa, li dobbiamo studiare. Dobbiamo studiare come Satana opera. Quello che c'è nella scrittura di Satana lo studiamo per imparare anche da quello, per sapere come opera, no? Quindi andiamo a leggere come Satana sedusse Eva, come Satana ha cercato di sedurre Gesù. Tutto quello serve affinché noi cerchiamo di capire le macchinazioni di Satana. Ebbene, oggi, sapendo che la massoneria si è infiltrata in mezzo alla Chiesa, dobbiamo studiare le loro macchinazioni, ci dobbiamo documentare, purtroppo non è facoltativo, siccome quello è il pericolo maggiore di oggi. Uno può dire, vabbè, ma io mi voglio attenere solo alle scritture, sì, però purtroppo non basta, per vivere in comunità, per vivere la tua vita personale, bastano le scritture, ma per vivere in comunità non basta, cioè, le scritture sono sempre sufficienti che ti fanno capire, ma è necessario ormai anche studiare determinate cose, anche se il minimo, però bisogna studiare, bisogna capire quello che sta succedendo in mezzo alle chiese, per poterli riconoscere, sapere come fare, per cacciarli via, per affrontarli faccia a faccia, sì, ammonirli, se veramente svergognarli, perché sono servitori del diavolo, non devono stare in mezzo alla chiesa, non devono stare in mezzo alla chiesa, devono essere cacciati via al più presto, appena individuati. Oltre al fatto che si possono entrare dentro la chiesa dei lupi rapaci, come poi in effetti sono entrati, qui Paolo dice: e di fra voi stessi, sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trarre i discepoli dietro a sé. Cioè, oltre a quelli nemici che cercano di entrare da fuori, ci sono anche quelli che sono già dentro, nati di nuovo, va bene? Che hanno ricevuto magari un ministerio, hanno ricevuto una unzione particolare, doni spirituali, che sono stati riconosciuti magari come anziani in una chiesa, a un certo punto della loro vita spirituale, della loro carriera, come è scritto in ebrei, ecco che si sviano e cosa fanno? Cominciano a portare degli insegnamenti per trarre a sé
i discepoli, cioè li distraggono da Gesù Cristo e li attraggono a sé. Li distraggono dalla parola e li attraggono ad altre cose. Quello che poi è successo, li hanno distratti dalla parola mettendo statuti e regolamenti a cui devono osservare, li hanno distratti da Gesù, gli hanno messo un locale di culto, amano più il locale di culto che Gesù Cristo, la verità e la parola di Dio. Sono riusciti da dentro, operando da dentro, a distogliere l'attenzione del credente dalle cose reali e vere che sono nella parola. Li hanno distolti e li hanno spinti a seguire altre vie, a seguire gli uomini anziché seguire Dio, anziché seguire Gesù Cristo. Questo è avvenuto e l'apostolo Paolo lo aveva già predetto, lo aveva detto che sarebbe successo. Sarebbe successo allora, e badate bene che ancora oggi succede, è successo e sta succedendo sempre di più. E noi ci stiamo rendendo sempre di più conto studiando quello che avviene nelle comunità, le loro prediche, la loro condotta, le loro scelte. Ci rendiamo conto veramente che lo Spirito Santo non guida più queste comunità, è tutta una cosa esteriore, una finta a determinate cose, invece in realtà sta portando lontani tutti i fratelli, tutti i membri di quella comunità vengono portati lontani da Gesù Cristo, dalla parola. E questo si capisce perché ragionano nella stessa maniera come ragionano i massoni. Cioè, se i membri di chiesa ragionano come ragionano i massoni, non entrano mai nel merito, difendono la loro denominazione e non badano se quello che è detto è scritto nella parola oppure no, non gli interessa. Se ragionano in questa maniera, questi qui vuol dire che il veleno li ha presi totalmente, fatti prigionieri, il diavolo li ha fatti prigionieri. E quindi vanno liberati, se no non intendono, ce li troviamo contro. Perché? Perché costoro vanno contro la parola, contro Dio, contro gli apostoli. E ce li troviamo contro. Infatti noi presentiamo quello che è scritto nella parola e loro presentano la loro denominazione. È così che sta avvenendo. Ma l'apostolo Paolo aveva avvisato, vedete, lui, l'apostolo Paolo, chiamando gli anziani di Efeso, li ha ammoniti, li ha, come si dice, messi in guardia. E anche noi cosa facciamo? Le comunità non sono nostre, come qui, ma non era come qui Paolo dice che la Chiesa di Dio che è stata allora per pascere vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi i fratelli non sono del pastore, non sono di una denominazione. I fratelli sono di Dio, perché li ha comprati con il sangue di Gesù Cristo, sono stati riscattati al caro prezzo del sangue di Gesù Cristo. Ora, siccome egli è Dio ed è il loro padre e anche il nostro padre, e non sono di proprietà della chiesa, dei pastori e della denominazione, di conseguenza noi abbiamo l'autorità e il dovere spirituale anche di intervenire per mettere in guardia i fratelli anche di altre denominazioni. Non stiamo facendo qualcosa di sbagliato, perché qualcuno può dirci: ah, ma tu fatti i fatti tuoi. Non, ma questi sono fatti nostri, sono nostri fratelli. Noi operiamo in difesa dei nostri fratelli, noi operiamo per liberare i fratelli, non è che operiamo così tanto per parlare. Abbiamo un obiettivo ben preciso, che è quello di liberare i fratelli che sono stati fatti prigionieri in queste denominazioni, per perfezionarli. Siccome sono caduti prigionieri, noi cerchiamo di parlare per cercare di farli tornare alla ragione, per farli tornare alla parola e alla verità. E quindi il concetto, le parole di qualcuno che dice: ah, ma voi vi dovete fare, non c'entrate niente con le Adi, no? Vi dovete fare i fatti vostri, al limite pregate solamente. No, noi preghiamo anche, perché anche quello stiamo facendo, e non da adesso. Stiamo pregando che il Signore liberi tutti i fratelli che sono stati fatti prigionieri
Stiamo pregando dal mille, io almeno parlo di me, del 1991, quando ancora non c'era neanche internet. Quindi io già pregavo il Signore affinché tutti i prigionieri, che erano tutti i fratelli prigionieri del diavolo, dovevano essere liberati. E quello che libera, che cos'è quello che libera? È la verità. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Quindi cos'è che libera? È la verità. La parola di Dio è verità. Quindi noi dobbiamo annunziare, annunziando la parola di Dio, annunziando la verità, cerchiamo di liberare, di portare luce a questi fratelli affinché vedano e affinché siano liberati da colui che li ha fatti prigionieri, che è il diavolo. Vedete dunque, Paolo ha operato, li ha messi in guardia perché c'era bisogno di fare questo. E così anche noi facciamo similmente a quello che faceva Paolo, lo facciamo anche noi. Non è che lo dobbiamo fare solo noi, io e pochi altri, lo devono fare tutti. La verità va annunziata da tutti. La preghiera, la verità perché, che porta liberazione, questo lo devono fare tutti, tutti quelli che sono svegli. Tutti quelli che ne hanno la possibilità. Quindi lo facciamo noi, ma lo devono fare anche gli altri, perché più siamo a farlo e più possibilità abbiamo di liberare i fratelli da quello che li tiene prigionieri. Quindi abbiamo visto che Paolo, inizialmente abbiamo letto il passo di Paolo a Timoteo, dove lui diceva a Timoteo di sgridare, di esortare, di riprendere, vedete? Lì, in quel caso, era stato lasciato ad Efeso per istruire la chiesa, i membri della chiesa di Efeso. Qui, sempre di Efeso si tratta, il passo che abbiamo letto sul discorso di Paolo agli anziani di Efeso. Qui Paolo ammonisce, esorta, sgrida questi e li mette in guardia da quello che sarebbe accaduto. Che sarebbe accaduto? Ora domandiamoci, ma le scritture ci confermano qualcosa di quello che Paolo ha detto? Ecco, allora andremo a vedere appunto la conferma delle sacre scritture, che l'Apostolo Paolo non ha buttato parole al vento, ma sono proprio avverate in maniera precisa già ai tempi delle scritture. Ai tempi degli apostoli. Adesso dobbiamo andare a leggere, prendiamo una conferma. Una conferma la troviamo nella terza epistola di Giovanni. Leggiamo alcuni passaggi che riguardano la terza epistola di Giovanni, che appunto. Rimaniamo sempre sullo stesso argomento che ci fa capire come non è stato, cioè quello che ha detto Paolo si è avverato anche in altri luoghi, in altri punti. E qui leggiamo terza epistola di Giovanni dal versetto 9. Dal versetto 9 leggiamo: Ho scritto qualcosa alla chiesa, ma Diotrefe, che cerca di avere il primato fra loro, non ci riceve. Perciò, se vengo io, ricorderò le opere che fa, cianciando contro di noi con male parole. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Diletto, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene da Dio, chi fa il male non ha veduto il Dio. Quindi vedete, fratelli, la situazione prospettata da questi versetti della terza epistola di Giovanni è questa. C'era una comunità. In questa comunità c'è un uomo chiamato Diotrefe. Che dai passi si comprende che aveva diciamo una posizione
di governo importante, perché c'è scritto in un punto, no, che li cacciava dalla chiesa, quindi per cacciarli dalla chiesa doveva essere una persona importante in quella chiesa, cioè un pastore, un anziano, qualcuno che comunque aveva un'autorità particolare per cacciare dalla chiesa, cioè non è il singolo fratello, l'ultimo arrivato che può cacciare dalla chiesa, no? Quindi c'era questo Diotrefe, e qual era l'opera di questo Diotrefe? Intanto Giovanni, no, essendo da fuori da quella comunità, voleva che le chiese, se c'erano dei fratelli che passavano, no, che erano di passaggio, volevano che le chiese, i fratelli, dovevano provvedere, soprattutto per i servitori di Dio che praticamente viaggiavano per tutti i paesi, per tutte le nazioni dell'epoca, i fratelli erano chiamati a riceverli, no? A provvedere a tutte le loro necessità, anche se questi qui non facevano parte di quella comunità, capite? Questa era la volontà di Giovanni, questa è la volontà di Dio, che noi, compatibilmente con tanti altri aspetti, però l'obbligo, nel caso abbiamo la possibilità, abbiamo l'obbligo di aiutare tutti i fratelli, non solo quelli che conosciamo strettamente e che fanno parte della nostra comunità, no? Nel caso se uno va in una comunità, aiuta solo i fratelli di quella comunità e non aiuta fratelli di altre comunità. No, non funziona così. Perché, come detto anche prima, tutti i fratelli, se sono figlioli dell'Iddio vivente e vero, sono nostri fratelli e noi abbiamo obblighi per tutti i nostri fratelli, perché fanno parte della famiglia di Dio anche loro. Quindi se io mi trovo, se posso aiutare un fratello, anche se non fa parte del nostro gruppo, io lo aiuto o con un insegnamento, o con un aiuto materiale, o con un consiglio, o con un passaggio, qualsiasi maniera, o con l'ospitalità. Sì, mi sono trovato a ospitare fratelli che venivano qui a fare delle visite in un ospedale qua vicino. E ho ospitato dei fratelli. Me l'hanno chiesto, io non avevo un punto di appoggio, c'ero solo io, mi conosceva uno ed è venuto lui a portare queste 3-4 persone che dovevano fare determinate cose. E io li ho ospitati, aiutati, li ho portati, li ho fatto vedere come, cioè, le zone, insomma, li ho aiutati. E grazie a Dio, il Signore mi ha messo alla prova e io diciamo, ho fatto bene, ho fatto del bene, perché è così, bisogna fare del bene. Erano antipentecostali, per dire, ben sapendo che dottrinalmente eravamo contrari, infatti ci siamo anche scontrati, no? Ma non è importante, io l'ho fatto volentieri, sono fratelli, io non ho disconosciuto, anche se la dottrina non era la stessa, io non ho disconosciuto il fatto che loro siano miei fratelli e avevano bisogno di aiuto. Io li ho aiutati volentieri, perché per me era come accogliere Cristo stesso a casa mia. Con questo non è che ho venduto la verità. La verità, sono rimasto fermo nella verità della parola su determinate dottrine. Quindi, ma questo non vuol dire che non ho comunque assolto ai miei doveri, di aiutare i nostri fratelli. Quindi, vedete, bisogna aiutarli. Questo voleva Giovanni. Perché? Perché praticamente la Chiesa possibilmente. Ci sono delle eccezioni, noi quando il Signore spinge anche gli increduli ad aiutare un credente, è il Signore che li spinge, ma possibilmente, qualora si ha la possibilità di scegliere di operare, il Dio vuole che la Chiesa non si provveda di niente che proviene dai profani, dai pagani, da quelli che non conoscono il Dio. Possibilmente la Chiesa si deve sovvenzionare da sola. Ecco perché siamo contrari anche all'8 per mille in questo mese di maggio del 2016, che si sta ancora qualcuno sta per presentare le dichiarazioni. Ebbene, deve dare tutto allo Stato. Perché? Perché Dio non vuole che siano i pagani, che sia l'Egitto a provvedere alle necessità dei santi, ma devono essere i santi a provvedere alle necessità dei santi, perché non sono soldi che vanno direttamente dal credente ad un altro credente, ma è tutto un conteggio un po' particolare, quindi sono soldi
praticamente di atei che vanno a sovvenzionare la Chiesa, praticamente. Quindi non siamo d'accordo. Giovanni non era d'accordo e Giovanni voleva che le comunità si prendessero cura dei fratelli che magari si trasferivano da un posto all'altro e si prendessero cura di questi servitori di Dio che viaggiavano. Ora, però c'erano le comunità che non volevano ingerenze dall'esterno. E infatti Giovanni ha scritto questa epistola per parlare di questo Diotrefe. Questo Diotrefe che opere faceva? Innanzitutto la scrittura lo presenta come una persona ambiziosa. Quando dice, cerca di avere il primato fra loro. Allora, intanto il fatto che c'è scritto che cerca di avere il primato vuol dire che ancora non ce l'aveva. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche in quella chiesa c'era sicuramente qualcuno che si opponeva a questo suo modo di fare malvagio, di non accogliere i fratelli, naturalmente non tutti indistintamente. È chiaro che un po' di valutazione va fatta, non è che pigliamo tutti, basta che uno dice che è un cristiano servitore di Dio e noi lo accogliamo e gli diamo tutto. No, bisogna sempre metterli alla prova, bisogna avere un minimo comunque di certezza, bisogna che Dio confermi. In qualche maniera dobbiamo essere sicuri di quello che stiamo facendo. Certo, questo sì. Però se siamo sicuri, nel caso della comunità di Diotrefe, i fratelli lì non potevano farlo. Perché c'era Diotrefe che si opponeva, però, come è scritto, cercava di avere il primato tra di loro, quindi aveva l'ambizione di prendere il comando di tutto e di essere l'unico a disporre di quello che l'unico a dire quello che i fratelli dovevano fare. Però il fatto che qui Giovanni dice cerca di avere il primato, quindi ancora non ce l'aveva. Sicuramente c'era chi gli si opponeva, perché tra i santi di quella comunità sicuramente c'erano quelli che comprendevano, quelli guidati da Dio, quelli spiritualmente maturi che non si facevano ingannare, quindi c'era una lotta in quella comunità. E infatti questo che accade, che quello che faceva Diotrefe oggi, lo possiamo tranquillamente riscontrare in molte comunità. C'è il pastore che vuole avere la proprietà totale e assoluta dei membri. Cioè il membro non deve neanche respirare se non è il pastore che glielo dice. Ma le cose non stanno così, perché siamo veramente tutti guidati dallo Spirito Santo. Quindi il pastore deve solo controllare, pastore, gli anziani, che tutti crescano bene. Nel momento in cui deviano, allora, cioè, vanno aiutati a crescere, ma non è che sono schiavi del pastore. I membri sono stati comprati col sangue di Gesù Cristo, sono stati riscattati da Dio mediante il sangue di Gesù. Quindi appartengono a Dio i membri, le pecore. La Chiesa è di Dio, non è del pastore o degli anziani. Gli anziani sono dei lavoratori in quella vigna. Sono dei lavoratori che hanno ricevuto un incarico, ma la vigna non è del lavoratore, capite? Quindi. E questo nelle comunità cosa avviene invece? Che cercano di avere, come Diotrefe, cercano di avere un primato, cercano di avere un potere su tutti i membri e non devono fare niente che loro non vogliano, anche se è biblicamente corretto. Quante volte avete sentito dire che anche nelle Adi stesse non volevano contatti con altre denominazioni tempo fa, adesso un po' è cambiato perché sono in crisi. Sono in totale crisi e cercano alleanze, no? Come le banche, quando vanno in crisi poi cercano alleanze perché mischiando tutti insieme sembriamo più forti, no? Badano al numero. Ebbene, la Chiesa di oggi sta avvenendo proprio quello che avveniva ai tempi di Diotrefe, ai tempi di Giovanni. Quindi quello che aveva detto l'Apostolo Paolo agli anziani di Efeso, vedete, in alcune comunità avveniva così, c'erano dei lupi o che sono entrati da fuori o dei lupi che si sono trasformati, erano prima magari veramente dei servitori di Dio,
poi si trasformano e cominciano ad abbandonare la verità e a seguire altri sentieri. E chi li segue, questi sentieri, si smarrisce anche lui e va in perdizione, se non si ravvede. E quindi per continuare a parlare di questo Diotrefe, vedete, cercava di avere il primato. Poi guardate le altre cose che faceva. Ricorderò le opere che fa. Sicuramente Giovanni aveva saputo, quindi il rapporto tra Giovanni e Diotrefe, e Giovanni parlava come uno di fuori della comunità, vedete, interveniva in quella comunità parlando da fuori, aveva il suo ministero Giovanni, il ministero di apostolo, quindi aveva l'autorità per parlare anche a quella chiesa. Ma ogni fratello che ama gli altri fratelli nati da Dio ha l'autorità per poter intervenire, aiutarli e diffondere la verità e liberarli da tutto ciò che li rende prigionieri. Quindi si può intervenire da fuori quando la situazione va male. E Giovanni dice appunto, cerca e dice, perciò se vengo io ricorderò le opere che fa. Sicuramente questo ci fa capire che Diotrefe faceva delle opere malvagie, non faceva delle opere buone, faceva delle opere malvagie. Guardate, tra le opere malvagie che faceva, Giovanni lo dice, cianciando contro di noi con male parole. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma a quelli che vorrebbero riceverli impedisce di farlo e li caccia fuori della chiesa. Vedete cosa faceva? Faceva, cianciava, cioè faceva dei discorsi vani, inutili, cattivi contro Giovanni e contro i fratelli che Giovanni mandava lì, che magari servivano comunque il Signore. Faceva di questo Diotrefe, cianciava contro Giovanni e contro i suoi servitori, contro altri collaboratori, scusate, di Giovanni, servitori di Dio, ma collaboratori di Giovanni. Questo Diotrefe parlava, cianciava contro di loro e lo faceva con male parole. Ora, se guardiamo ad oggi, cosa sta succedendo? Oggi anche noi stiamo annunziando la verità ai membri delle chiese, no? Ebbene, cosa fanno i pastori? Cianciano contro di noi con male parole, ci calunniano, ce ne dicono di tutti i colori, ma non entrano nel merito. Ecco perché qui parla di ciance. Parla di ciance perché parlano di tante cose, ma non entrano nel merito delle singole questioni che noi abbiamo sollevato o che solleviamo. Per dire che noi sbagliamo, lo devono dimostrare che sbagliamo. Cioè, devono dimostrare dottrinalmente che tale condotta che loro tengono è corretta, che innalzare determinati principi massonici è biblico. Lo devono dimostrare, non basta cianciare contro chi li accusa e li attacca. Non basta. E stanno facendo oggi contro di noi le stesse medesime cose che faceva Diotrefe contro Giovanni. Capite? Vedete come la scrittura si adempie, vedete come quello che è stato prima, oggi, cioè quello che è oggi, è già stato prima. Non sta avvenendo niente di strano, fratelli. Non pensiate che quello che sta succedendo oggi, anch'io ci sono arrivato dopo un po' di meditazione, confrontando la realtà con le scritture. Ho pensato, ma se sta scritto così all'epoca degli apostoli. E oggi stiamo vivendo questa situazione particolare che proprio si riscontra in quello che è scritto. Ma allora non stiamo vivendo una situazione anomala e particolare, ma stiamo vivendo quello che è scritto nella parola. Quello che già da tempo avveniva, anche ai tempi di Giovanni, ai tempi di Diotrefe. Vedete quindi quello che succedeva allora. Succede anche oggi, capite? Quindi non ci dobbiamo meravigliare della nostra situazione. Certo, noi preferiremmo avere una situazione normale, ma se non c'è, è perché Dio ha stabilito così, ma non è una cosa anomala che non si avvera, diciamo che non è mai avvenuto nella Chiesa. No, da quello che leggiamo nelle scritture, questo
quello che avveniva prima avviene anche oggi, e oggi sta avvenendo proprio quello che avveniva ai tempi di Diotrefe. Diotrefe aveva delle opere, metteva in atto delle opere malvagie, voleva essere proprietario della comunità, di ogni singolo membro, non dovevano prendere nessuna iniziativa, non voleva contatti con l'esterno. Questo isolamento è un isolamento settario. Infatti anche oggi ci sono comunità che esortano a non avere contatti con nessuno, soprattutto con noi. Li esortano i fratelli, anzi se tu vai in comunità delle Adi, ad esempio, e dici che tu credi in quello che nella predestinazione, nella santificazione e in altre cose, ti dicono che sei un buttindariano e ti cacciano via dalla chiesa, proprio come faceva Diotrefe con quelli che venivano da Giovanni, con quelli che erano collaboratori anche dell'apostolo Giovanni, capite? Quindi quello che succede oggi non è nuovo, è sempre stato così, fratelli, nelle varie epoche si sono ripetute le cose. Quindi oggi stiamo vivendo una situazione che non è anormale, è biblica, è biblica. Quindi, fratelli, vi esorto, vi incoraggio a continuare a mantenervi fermi nella fede e nella verità. Perché quello che la nostra solitudine, il nostro combattimento non è vano nel Signore, ma è combattimento che hanno avuto tutti i servitori di Dio, anche nelle epoche passate. Quindi noi stiamo combattendo come i grandi servitori di Dio del passato. Andiamo avanti, quindi non ci fermiamo, non ci scoraggiamo, con grande pazienza esortiamo, sgridiamo, riprendiamo, andiamo avanti perché questo è quello che è scritto. Ed è quello che infatti Giovanni ha scritto al diletto Gaio a riguardo della comunità, di quello che faceva la comunità, quel tipo di comunità dove era governato da Diotrefe, dalle opere malvagie che compiva Diotrefe. Ma vediamo, adesso andiamo avanti con altri esempi che confermano che la situazione che si viveva, che si vive oggi nelle chiese, è una situazione simile a quella che è avvenuta nel passato. Adesso andiamo a vedere quello che l'Apostolo Paolo invece ha scritto ai Corinzi. E lì vediamo quello che succedeva. Quello che succedeva allora, vedremo che poi è quella stessa cosa che succede oggi. Andiamo a leggere Prima Corinzi capitolo 1 dal versetto 10, leggiamo. Ora, fratelli, io vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi, da quei di casa Cloè, che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascun di voi dice, io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa e io di Cristo. Cristo è egli diviso? Paolo è egli stato crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, salvo Crispo e Gaio, così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome. Fino a qui, Corinzi. Vedete, Paolo scrive ai Corinzi, li biasima, li riprende, li ammonisce, vedete? Quindi non solo Paolo ha scritto a Timoteo di riprendere, sgridare ed esortare, ma lui stesso esortava, sgridava e riprendeva nelle sue epistole, sia di persona che attraverso le epistole. In questo caso le riprensioni, il biasimo era rivolto ai Corinzi, perché cosa facevano? Si erano fatte delle divisioni, dei partiti all'interno della Chiesa, si erano fatti dei partiti. Uno diceva, io mi ha battezzato Pietro e sono di Pietro, no? Un altro diceva, mi ha battezzato Paolo e sono di Paolo.
Altri dicevano: no, io sono di Cristo. Naturalmente, quelli che dicevano: io sono di Cristo, dicevano bene, perché il fatto che siano stati citati questi tre partiti, diciamo, perché andavano per la maggiore, tre gruppi di persone, cioè non vuol dire che tutti e tre erano sbagliati. Erano sbagliati quelli che dicevano: io sono di Pietro e l'altro: io sono di Paolo. Ma quelli maturi spiritualmente dicevano: no, anche se mi ha battezzato Paolo o Pietro o un altro, io sono di Cristo. Ora, come applichiamo questo quindi anche all'epoca c'erano delle divisioni. Queste divisioni oggi dove le vediamo? Le vediamo nelle comunità, nelle denominazioni, ad esempio. Tutte queste denominazioni che i membri cosa dicono? Non dicono che sono di Cristo solamente. Ma dicono: io sono delle Adi, sono uno delle Adi, è come dire, mi hanno battezzato nelle Adi e io nelle Adi devo rimanere, e le Adi mi hanno salvato, le Adi, capite? Cioè, così ragionano, così come i partiti, come ragionavano quelli che facevano i partiti ai tempi di Corinto, ai tempi dell'epistola di Paolo ai Corinzi. Non è cambiato nulla, io vi cito queste cose per farvi capire che stiamo vivendo qualcosa che comunque è già accaduto, non c'è niente di nuovo sotto il sole, con le dovute varianti, ma fondamentalmente non c'è niente di nuovo. Quindi studiando le scritture noi ci rendiamo conto che veramente quello che è oggi è già stato prima. Quindi vedete, quindi non bisogna fare dei partiti, ma Paolo esorta, vedete, non solo. Abbiamo letto inizialmente il passaggio di Paolo a Timoteo che diceva sempre istruendo, cioè riprendi, sgrida, esorta, sempre istruendo, vi ricordate? Guardate qui, oltre alla riprensione, alla nota di biasimo, all'ammonimento di Paolo, c'è anche l'istruzione come dovevano fare, quindi c'è l'insegnamento, dice. All'inizio al versetto 10 di Prima Corinzi, di primo capitolo, versetto 10. Ora, fratelli, io vi esorto, vedete, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad avere tutti un medesimo parlare. Tutti dobbiamo avere un medesimo parlare, certo, però non il parlare massonico, non il parlare filosofico, non il parlare umano che proviene dalla mente umana, ma il nostro parlare deve provenire da una mente rinnovata che è quella di Cristo, perché noi dobbiamo avere la mente di Cristo. Quindi, se noi abbiamo la mente di Cristo, avremo piacere di parlare della parola di Dio, no? Quindi il nostro parlare deve essere strettamente legato alla parola di Dio. Infatti, se voi notate come la gente scrive o parla, noi ci rendiamo conto che c'è qualcosa che non va in alcuni. Infatti non parlano mai con un linguaggio biblico, non parlano mai con una mente di Cristo, parlano sempre, citano filosofi e citano scrittori e citano altri autori e commentari pure, ma non citano facilmente le scritture. E questo perché? Perché dall'abbondanza del cuore la bocca parla e nel loro deposito, dentro di loro depositata, non c'è propriamente la parola. Non abita in loro doviziosamente la parola, ma dentro di loro abita la filosofia, le tradizioni degli uomini, quello che hanno scritto i commentari. Queste cose abitano e di queste cose parlano. Vedete? Però Paolo esorta i credenti ad avere una stessa mente, ad avere uno stesso parlare, ma tutto questo, questa unità si può avere solamente per guida dello Spirito Santo. Quindi bisogna avere comunione con Dio, quindi studio delle scritture e preghiera. E poi bisogna parlare come parla la Bibbia, bisogna parlare come parlavano gli apostoli, o no? Cioè, ma badate bene, se uno ha la mente di Cristo, gli apostoli avevano la mente di Cristo e parlavano in una certa maniera, ma oggi noi, se abbiamo la mente di Cristo, non dovremmo, faccio la domanda, non dovremmo tutti noi avere lo stesso parlare che avevano gli apostoli? È perché se no, o ci stiamo sbagliando noi se non abbiamo il parlare degli apostoli, o si erano sbagliati gli apostoli. Perché qui dobbiamo avere la mente di Cristo. E quindi se crediamo che gli apostoli avevano la mente di Cristo, così pure dobbiamo noi avere la mente, avendo la mente di Cristo, parlare come parlavano gli apostoli. Questo è uno dei modi, ad esempio, per riconoscere chi non è da Dio,
chi non è da Dio, già nel suo parlare, cioè voi vi accorgete, ad esempio, i falsi hanno questa caratteristica, dicono gloria a Dio, alleluia, di continuo, ma tutto il resto del discorso tra i due alleluia e due gloria a Dio non è biblico. Ah, gloria a Dio, ah, gloria a Dio. Li sentite spesso dire così. Poi però quando fanno il discorso, quello di sostanza che ci interessa, dicono un sacco di sciocchezze, un sacco di cose insensate, inutili. E poi ci vedono, ah, gloria a Dio, alleluia. Cioè, ti vogliono imbambolare, farti capire che sono spirituali, che hanno la sapienza da Dio, e invece non ce l'hanno. È un inganno. Noi guardiamo la sostanza di come parlano, se parlano come parlavano gli apostoli, se parlavano come parlava Gesù, se parlano della parola di Dio, se è conforme a quello che c'è scritto nella parola, a quello che dicono. Se secondo la parola, noi li riconosciamo. Questi sono cianciatori, poi sono cianciatori come Diotrefe, sono cianciatori come sono lupi rapaci, sono della gente che è perversa. Che comincia a seguire, ha cominciato in un giorno a seguire la via, vie traverse che non li meneranno al paradiso di Dio, ma li menerà all'inferno. Loro ci cadranno insieme a tutti quelli che gli avranno dato retta. Ecco perché noi parliamo e esortiamo: non date retta a questi cianciatori, non dategli retta, perché loro cadranno all'inferno, ma ci cadranno anche tutti quelli che li seguiranno. E noi non lo vogliamo questo, noi desideriamo liberare i fratelli da queste menzogne. Quindi abbiamo visto questi partiti, queste contese che si facevano, che viene ancora, le possiamo anche leggere ancora, sempre a Prima Corinzi, capitolo 3, dal versetto 1 leggiamo. Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnale, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché v'è tra voi gelosia e contesa, non siete voi carnali e non camminate voi secondo l'uomo? Quando uno dice io sono di Paolo e un altro io sono di Apollo, non siete voi uomini carnali? Che cos'è dunque Apollo e che cos'è Paolo? Sono dei ministri, per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Io ho piantato, Apollo ha innaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, talché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere è tutto. Vedete? Quindi le persone che si dividono nelle comunità, che si dividono anche tra comunità e tra denominazioni, questo è un segnale di immaturità, cioè non sono spiritualmente maturi. Non vogliono contatti con altri, ma non per la dottrina o per la condotta, non vogliono contatti con altri perché loro, nel loro locale di culto, come etichetta, non ci hanno scritto quello che piace a loro. Ecco perché molti vanno in giro a dire fieri, a dire, ah, io sono di questa denominazione, io sono di quell'altra. Non, perché sono carnali, perché non sono maturi spiritualmente. E Paolo li ammonisce, vedete, come ha ammonito i Corinzi, così ammonisce ancora oggi anche queste persone. E noi ricordiamo queste cose, siamo qui per ricordarle, per ricordare queste cose che hanno detto gli apostoli, visto che non lo leggono da loro stessi, noi glielo ricordiamo, siamo qui per ricordarglielo. E non è un'opera sbagliata, non è un'opera di ingerenza nei fatti altrui, no, è un'opera comandata da Dio che venga fatta. È un ordine di Dio, quindi lo dobbiamo fare, soprattutto i servitori di Dio lo devono fare. E anche i collaboratori dei servitori di Dio lo devono fare. E tutti insieme, con una stessa mente, con uno stesso cuore, lo dobbiamo fare per aiutare i fratelli in difficoltà, i fratelli prigionieri, i fratelli che sono legati dalle menzogne dei massoni e del diavolo.
E andiamo ancora avanti, abbiamo visto quindi queste parti che riguardavano la chiesa di Corinto, ma ce ne sono ancora, ne leggiamo ancora qualcun altro, ad esempio. Ad esempio, c'è questo scandalo sempre a Corinto, uno scandalo gravissimo, uno scandalo di fornicazione. Guardate cosa dice. 5.1 Prima Corinzi, si ode addirittura affermare che vi è tra voi fornicazione, e tale fornicazione che non si trova neppure fra i gentili. Al punto che uno di voi si tiene la moglie di suo padre. E siete gonfi e non avete fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Vedete, in mezzo alla chiesa di Corinto c'erano i partiti, le divisioni, erano carnali, non erano spirituali. E questo avviene anche nelle chiese oggi. Ma non solo questo, nelle chiese di oggi avviene anche questo, fornicazione, adulterio. E la reazione dei pastori qual è? Il nulla. Non li cacciano fuori dalla chiesa. Qui l'Apostolo Paolo ha biasimato quelle persone che non hanno preso una decisione ferma e autorevole nei confronti di coloro che hanno nel confronto di colui che ha commesso una fornicazione, che era uno scandalo così grave che neppure i pagani, neppure gli increduli, gli infedeli avevano commesso una tale cosa. Infatti c'era uno che si teneva la moglie di suo padre, non sua madre, ma la moglie di suo padre. Comunque è una cosa gravissima, uno scandalo gravissimo, però c'era. Quindi questi scandali, sappiate, come oggi abbiamo letto che oggi nella Chiesa ci sono tutte le altre cose, nella Chiesa ci sono anche questi scandali di adulterio e di fornicazione. E quindi cosa ha fatto Paolo? Li ha ripresi, non è che è stato zitto, li ha ripresi da fuori, gli ha detto queste cose non vanno bene. E ha ammonito proprio coloro che avrebbero dovuto decidere il da farsi. Togliere di mezzo le persone che commettevano un tale peccato. E questo è quello che noi facciamo ancora oggi. Quando ci sono scandali troppo evidenti nelle comunità, scandali di cui noi veniamo a conoscenza, quelli di cui non veniamo a conoscenza, non ci possiamo fare nulla, ma quelli che noi sappiamo, noi ammoniamo e esortiamo i santi a prendere una decisione. Se si tratta di fornicazione, di adulterio, quelli che non si ravvedono e non abbandonano il peccato vanno cacciati via. C'è la disciplina. La disciplina va applicata, non va applicata solo contro quelli che si contrastano il pastore, ma va applicata contro quelli che invece si sviano dalla verità e dalla condotta sana. Quelli che si mettono a praticare la fornicazione e l'adulterio, su quelli va applicata la disciplina. E Paolo appunto esortava i Corinzi a prendere una decisione riguardo a questi scandali. Guardate anche, qui c'è anche la conseguenza, no? C'è anche una conseguenza. Andiamo a leggere sempre in Prima Corinzi, perché la comunità di Corinto era una comunità, ai primi versetti si legge che era una comunità dove non difettava di alcun dono. Cioè, i doni spirituali erano tutti operanti nella Chiesa, quindi voglio dire, la presenza dello Spirito Santo c'era. Ma pure, guardate quanti scandali abbiamo visto, quanta carnalità c'era anche. Quindi c'erano gli uomini maturi spiritualmente, ma c'erano anche molti che erano immaturi. E questo ci fa capire che nella Chiesa di Corinto c'erano dei problemi da risolvere. Come ci sono in tutte le chiese, come ci sono anche in mezzo a noi. Ci sono dei problemi e si devono risolvere. Si devono risolvere. Ora andiamo a vedere cosa accadeva, ad esempio, al capitolo 11 di Prima Corinzi, leggiamo anche alcune cose che riguardavano la cena del Signore, perché è importante questo, perché alcuni praticano il male. Tengono una condotta
diciamo, da riprovare, e poi si permettono di andare allegramente a prendere la cena del Signore. Ecco, adesso questo lo citiamo come ammonimento anche a queste persone che si conducono in maniera indegna dell'Evangelo, ma poi si permettono di prendere anche la cena del Signore. A queste persone che si ubriacavano addirittura, il Signore, Paolo scrive queste parole. 11:23 di Prima Corinzi. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che anche vi ho trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte che fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimente, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che voi mangiate questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò, chiunque mangerà il pane o berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo ed il sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio su se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Per questa ragione molti fra voi sono infermi e malati. E parecchi muoiono. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. E qui vedete quello che succede. A prendere indegnamente della cena del Signore, i corinzi che prendevano indegnamente la cena del Signore si ammalavano. E parecchi di quelli che si erano ammalati o erano infermi a cagione di aver preso indegnamente la cena del Signore, perché si erano condotti malamente o perché si accostavano ubriachi alla cena del Signore, e Dio li faceva morire, li giudicava, e sì, li giudicava colpevoli, perché sono. Mangiavano un giudizio, mangiavano e bevevano un giudizio su se stesso. Vedete, e quindi venivano giudicati. Se mangiavano il giudizio, se si accostavano indegnamente, se non erano degni, se un fornicatore si accosta alla cena del Signore indegnamente, non si meravigli se le malattie gli cadono addosso, se viene giudicato da Dio e se poi muore. E se poi va in perdizione all'inferno? Non si deve meravigliare il fornicatore. E non basta la parola che dice Dio è buono, perché qui vedete cosa è scritto. Dio è buono, certo, ma è anche giusto. E mette in pratica quello che è scritto nella sua parola. Non, se le, non, si, non, non cade a terra neppure una virgola, neppure una lettera della parola che Dio ha pronunciato. E siccome ha pronunciato dei giudizi contro quelli che prendono indegnamente della cena del Signore, ecco questo passo lo conferma. Dei Corinzi si ammalavano e morivano perché prendevano indegnamente della cena del Signore. Quindi attenzione, facciamo prima attenzione noi, fratelli, a come ci accostiamo alla cena del Signore, e poi ricordiamolo agli altri fratelli, attenzione a come si accostano alla cena del Signore, per il loro bene, non per il loro male, per il loro bene. Certo che Dio è buono e misericordioso, così è scritto e così è, ma Dio è anche giusto, vedete, non tiene il colpevole per innocente. I giudizi di Dio scendono, e come se scendono, e colpiscono. Non sono come le armi umane, i giudizi di Dio non sono come le armi umane che fanno dei morti innocenti. No, assolutamente. Quando Dio colpisce qualcuno, lo colpisce a giusta misura e nella maniera corretta e non sbaglia, perché Dio è perfetto. Cioè, non ci sono elementi che lo possano portare a sbagliare, perché non è un uomo. Egli non è un uomo che possa sbagliare.
Quindi tutto quello che egli fa è giusto, anche quando manda i suoi giudizi contro gli uomini. Quindi abbiamo visto, vedete come l'azione viene compiuta di riprensione, quando si sgrida, si riprende, si esorta i santi a camminare in una determinata maniera e si cerca di ammaestrarli nella via della verità. Abbiamo visto che lo hanno fatto gli apostoli, ma oltre gli apostoli lo ha fatto anche Gesù. Gesù dopo che è risorto, quindi andiamo a leggere in Apocalisse. Come Gesù riprende qualcuno che non si è condotto in maniera corretta. Andiamo a leggere capitolo 2 di Apocalisse, quello che Gesù dice all'angelo della chiesa di Pergamo, intanto. 2, capitolo 2, dal versetto 14, leggiamo dal versetto 14. Ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi di quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balak a porre un intoppo davanti ai figlioli di Israele, inducendoli a mangiare delle cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai anche tu di quelli che in simil guisa professano la dottrina dei Nicolaiti. Ravvediti dunque, se no verrò tosto a te e combatterò contro loro con la spada della mia bocca. Qui vedete, Gesù dice: ho alcune poche cose contro di te. Non era il pastore che mangiava cose sacrificate agli idoli, non era lui magari che fornicava, ma il pastore era messo lì per frenare, per esortare, per sgridare le persone che facevano certe cose e anche per toglierle di mezzo dalla comunità, dalla comunione fraterna, qualora si rifiutassero di ravvedersi. E Gesù lo riprende, vedi? Vedete, lo riprende. E quante volte oggi leggiamo che alcuni difendono il mangiare delle cose sacrificate agli idoli. A me mi è capitato molte volte cominciando a dire: ah no, quello si può mangiare, ah, confondono il fatto che nelle scritture è scritto che i cibi puri li possiamo mangiare, perché sono tutti puri adesso i cibi, no? Sono stati fatti tutti puri, perché nel Vecchio Testamento c'era una differenza tra i cibi puri e i cibi impuri. Il maiale era impuro, non si poteva mangiare. Poi Gesù ha detto: no, ha fatto tutti i cibi puri con una sua dichiarazione, e quindi il maiale si può mangiare oggi. Vedete, un cibo impuro che oggi è puro, si può mangiare. Ma per quanto riguarda i cibi sacrificati agli idoli, invece, non si potevano mangiare nel Vecchio Testamento e non si possono mangiare neppure oggi. Infatti, Gesù, vedete come riprende? Riprende quelli che facevano tali cose, che mangiavano cose sacrificate agli idoli, e riprende anche il pastore che non ha posto un freno a queste cose, non ha sgridato, non ha esortato e non ha ripreso chi e non ha preso le giuste decisioni contro chi faceva queste cose. Questi mangiavano cose sacrificate agli idoli, che è la dottrina di Balaam, no? E anche quella dei Nicolaiti, qui si comprende da quello che dice qui Gesù, che anche i Nicolaiti, forse discendenti da un Nicola, non so se qualcuno dice che il Nicola, che fu uno dei sette diaconi che insieme a Stefano fu scelto ed è scritto in Atti degli Apostoli. Altri dicono che è un altro Nicola. Io personalmente non so, dalle informazioni che sono nella Bibbia non si capisce, quindi erano Nicolaiti, seguaci sicuramente di un certo Nicola, che però che cosa insegnava? Insegnava cose giuste? No, perché insegnavano a mangiare cose sacrificate agli idoli e anche a fornicare. Ma vi risulta a voi che i fratelli, scusate, che i pastori delle comunità riprendano i fornicatori, ad esempio? Non solo quelli che mangiano carni sacrificate agli idoli. Ma oggi non riprendono neanche i fornicatori, cioè lo sanno che quelli sono adulteri, fornicatori, ma non vengono ripresi, non vengono cacciati fuori dalla chiesa. Eppure il pastore lo sa. E questo pastore viene ripreso da Gesù. Come è stato ripreso il pastore della chiesa di Pergamo?
Così vale anche per i pastori oggi che non, e anche gli anziani, non solo i pastori, ma anche gli anziani, che non riprendono i fratelli che si conducono malamente. Quindi davanti a Dio, davanti al Signore, sono peccatori. Il pastore, così come anche i fornicatori e gli idolatri, perché mangiando cose sacrificate agli idoli, hanno comunione con i demoni che stanno dietro gli idoli e quindi sono idolatri. Ecco, oggi non vengono frenati, come nella stessa maniera come quel pastore non frenava queste cose al suo tempo, così oggi molti pastori non le frenano, non riprendono, non esortano, non sgridano, perché ci è richiesto proprio dalla parola che chi ha l'autorità di farlo, chi può farlo, deve riprendere, sgridare, esortare. E queste cose bisogna farle, bisogna esortare, sgridare, esortare a non mangiare carni sacrificate agli idoli, riprendere duramente, anche duramente, quelli che lo fanno e cacciarli via se non si ravvedono. Se non si pentono e non abbandonano il loro peccato, vanno cacciati via dall'assemblea. E così anche i fornicatori vanno cacciati via, se non si ravvedono. Se si pentono, allora vanno tenuti in comunità. Anche se al limite si sono rovinati la buona testimonianza e non possono assumere incarichi pubblici ufficiali nella Chiesa, però si possono tenere lì, possono, diciamo, ascoltare le predicazioni, stare in comunione fraterna per imparare e non sviarsi completamente. Però è chiaro che bisogna avere un non posso, non si può dare a questi che hanno commesso dei peccati volontari così gravi, non gli si può dare qualche incarico pubblico, assolutamente, perché chi ha incarichi pubblici poi diventa un esempio per tutto il gregge e non lo può essere, non può fare. Adesso, sempre lì vicino alla chiesa di Tiatiri, al pastore della chiesa di Tiatiri, vediamo Gesù come lo riprende e per quale motivo. Capitolo 2, versetto 20. Ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezebel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. E io le ho dato tempo per ravvedersi, ed ella non vuole ravvedersi della sua fornicazione. Ecco, io getto lei sopra un letto di dolore e quelli che commettono adulterio con lei in una gran tribolazione, se non si ravvedono delle opere d'essa, e metterò a morte i suoi figlioli, e tutte le chiese conosceranno che io sono colui che investigo le reni ed i cuori, e darò a ciascuno di voi secondo le opere vostre. Vedete? Vedete cosa dice Gesù? Dice al pastore: tu tolleri, ho questo contro a te, prima di tutto, che tu tolleri, vedete, questa donna malvagia, che insegnava ai credenti a fornicare e a mangiare cose sacrificate agli idoli. Gesù riprende il pastore che non ha posto un freno anche qui a questi scandali, a questo peccato. E poi dice, vedete, che avrebbe mandato dei giudizi, vedete? Avrebbe mandato dei giudizi sopra i peccatori e avrebbe fatto morire anche i figlioli di questa donna Jezebel. Anche i figli avrebbe colpito il Signore. Qui è Gesù che parla. Gesù era già risorto, no? Perché alcuni dicono che Gesù è buono e non fa morire nessuno. Ma io veramente qui leggo che Gesù ha minacciato quella donna di fargli morire i figli, se non si sarebbe ravveduta e non avrebbe abbandonato il suo peccato. Quindi, fratelli e sorelle, state attenti, perché Gesù, il Gesù che noi dobbiamo avere nella nostra mente e nel nostro cuore, deve corrispondere a quel Gesù che c'è nella Bibbia, non a quel Gesù che gli uomini si sono costruiti. Non è un Gesù storico il nostro, un Gesù che è esistito. Il nostro Gesù è di più. Il nostro Gesù, Gesù che noi, in cui, il Gesù che noi adoriamo, che è Dio,
È colui che è vero, è esistito, ma è il Cristo di Dio. È colui che è il Messia, colui che Dio, Yahweh, ha mandato a morire sulla croce per i nostri peccati e il terzo giorno a risuscitare. Noi, credendo a questo, siamo stati rigenerati spiritualmente. Ma questo noi, questo Gesù di cui noi parliamo, che non è lo stesso Gesù di cui parlano i massoni e tanti cianciatori e seduttori di menti che ci sono nelle chiese, non è lo stesso Gesù. Il Gesù in cui noi crediamo, dobbiamo accertarci che sia scritto nella Bibbia così come noi lo crediamo. Se non è confermato in tutti i dettagli nelle Sacre Scritture, vuol dire che non è Gesù. Non è il Gesù in cui bisogna credere, perché il Gesù in cui bisogna credere, il Cristo, il figliolo di Dio, è quello che è scritto nella Bibbia, non quello che presentano certi lupi rapaci. No, no. Quindi ci dobbiamo attenere ancora una volta, vedete, a quello che è scritto nella parola, per non essere portati lontano dalla verità, fuori dalla via maestra, dalla via che mena in cielo. V'è tal via che all'uomo pare diritta, ma finisce col menare la morte. E quindi state attenti, che tutti quelli che sentono, tutti devono stare attenti alla via che stanno percorrendo, perché non tutte le vie portano in cielo. La via dei massoni non porta in cielo, la via dei musulmani non porta in cielo. Allah non è il nostro Dio. Gli idoli cattolici romani non portano in cielo. Maria, invocare Maria, pregare Maria, rendere un culto a Maria, non porta in cielo. Queste sono vie che non menano in cielo. L'unica via che mena in cielo è credere in Gesù Cristo, il figliolo di Dio, che è morto per i nostri peccati e ha sparso il suo sangue, che è il sacrificio che Dio ha voluto come propiziazione per i nostri peccati. Ecco, un sacrificio perfetto, che Gesù era senza peccato, è l'agnello di Dio che ha tolto i peccati, che toglie i peccati del mondo, che è senza peccato, senza difetto, l'agnello senza difetto, il sacrificio che Dio si è procurato affinché riconciliasse gli uomini con se stesso, i peccatori con se stesso. Tutti gli uomini sono peccatori. E quindi Gesù, vedete, il mediatore tra Dio e gli uomini, è l'unica via che mena a salvezza. Non ci è stato dato altro nome sotto il cielo per il quale abbiamo ad essere salvati. Quindi non è come dicono taluni che ci sono tante vie. No, no, questi sono cianciatori e seduttori di menti. Bisogna cacciarli via dalle comunità se non si ravvedono. E purtroppo siedono anche in posti elevati quelli che dicono queste cose. Quindi, oppure li troviamo anche a insegnare nelle scuole bibliche. Nelle scuole bibliche questi massoni insegnano. Ma vi rendete conto che gravità? Che cosa insegnano ai futuri pastori? Se sono massoni, sono lupi rapaci, se non credono che Gesù è l'unica via di salvezza, ma cosa insegnano? Bisogna attenersi alle sacre scritture, fratelli. E volevo terminare questa mia esortazione, questo mio insegnamento, appunto esortandovi, come dice Paolo agli Efesini, al capitolo 5, al versetto 11, dice così: e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi, piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto. Quindi, fratelli, non bisogna limitarsi, come dicono le scritture, a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. La scrittura ci insegna, certo, di non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre, a non commettere il peccato. Ma altresì la scrittura ci insegna, e lo scrive Paolo agli Efesini, vale per tutti gli Efesini, e oggi la parola parla a tutti noi, quindi la parola a tutti,
Non solo non dobbiamo praticare certe cose che sono malvagie, che è peccato, ma le dobbiamo riprendere quando ne abbiamo la possibilità. Le dobbiamo riprendere, a cominciare da quelli che sono preposti a guidare una comunità, agli anziani, ai ministri di Dio. Bisogna riprenderle, non solo non bisogna farle, ma bisogna anche riprenderle. E questo lo dobbiamo fare tutti, quando ne abbiamo l'opportunità, secondo la grazia che Dio ci ha dato. E lo dobbiamo fare anche con grande pazienza, quindi costantemente. Avendo tanta pazienza, lo dobbiamo fare con pazienza, non diciamo adirarsi alla prima controbattuta, ma bisogna avere pazienza. E inoltre lo dobbiamo fare sempre istruendo. Naturalmente, questo istruendo, le sorelle devono stare attente perché sanno bene che non possono insegnare la parola, però possono riprendere, attenzione, possono far notare che certe cose sono sbagliate. Che certe cose bisogna farle in un'altra maniera, quindi Dio darà anche alle sorelle in quel momento come dover fare. E seppur dovessero usare un po' di autorità, insomma, meglio la verità, visto che molti stanno zitti, allora chissà la verità fa bene a parlare. Poi chiederà perdono al Signore, c'è sempre nella moltitudine delle parole non manca la colpa, no? Dice Giacomo. Quindi tutti noi, non solo le sorelle, ma anche noi, quando parliamo, più parole diciamo e più errori facciamo. Quindi chiediamo al Signore di perdonarci. Ma la parola ci esorta a riprendere, a sgridare ed esortare. E lo dobbiamo fare. Perché questa è la parola. Gli apostoli l'hanno fatto, Gesù lo ha fatto, parlavano da fuori, quindi non c'è una limitazione che riguarda se fai parte di una comunità, lo puoi fare anche da fuori verso una comunità, verso membri di altre comunità, perché se sono nostri fratelli, a quelli di fuori no, non ci interessa, quelli ci pensa il Dio. Ma a quelli che sono di dentro, che fanno parte della famiglia di Dio, siamo tutti una famiglia, no? E quindi si possono riprendere. Quindi è inutile che ci vengano a dire: ah, ma tu cosa c'entri con la nostra comunità? Non ti puoi permettere di dire niente. Non è vero. Tutti quelli che annunziano Gesù Cristo come loro Salvatore sono nostri fratelli e quindi dobbiamo intervenire. Dobbiamo intervenire a onorare la verità, a dare gloria a Dio, a riprendere, sgridare e esortare coloro che necessitano di ricevere degli ammonimenti. A Dio siano la gloria, l'onore e la lode nei secoli dei secoli. Amen.